Buongiorno ragazzi, questa mattina insieme studieremo in geografia la regione Lazio. Sul nostro libro di geografia troverete i contenuti di questa lezione a pagina 241. Prendete il vostro libro di geografia, dunque, e seguite la lezione. Guardiamo immediatamente gli aspetti caratteristici della regione Lazio andando a guardare un po' la cartina. Vediamo dunque la posizione. Come potete osservare, la regione Lazio confina da nord verso est. In alto vedete con la regione Toscana, l'Umbria, le Marche, scendendo vedete abbiamo verso est l'Abruzzo, in basso abbiamo verso sud-sud-est il Molise e ancora in basso abbiamo la Campania. Il Lazio è una vasta regione dell'Italia centrale. Che si affaccia, vedete, sul Mar Tirreno ad ovest, confina, ripeto, a nord-ovest con la Toscana, a nord con l'Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l'Abruzzo, il Molise e a sud-est con la Campania. Al centro della regione abbiamo Roma, capitale d'Italia. Andiamo a vedere subito quali sono i rilievi più importanti della regione Lazio. Abbiamo i Monti Ursini collocati a nord. Vedete in questa posizione. In basso vedete abbiamo il lago di Bolsena. Questi monti sono una catena collinare di origine vulcanica. E sono collocati al confine con la regione Toscana. Qui abbiamo dei vigneti e anche degli oliveti, e sulle loro cime troviamo molti boschi di querce e di castagne. Poi abbiamo, vedete, il monte Terminillo, che è la catena più alta, più elevata dei monti Reatini, e raggiunge i 2213 metri di altezza. Poi verso est abbiamo il Monte Gorzano, che è la cima più alta del Lazio, con i suoi 2458 metri. Fa parte dei Monti della Laga e sono situati a cavallo in mezzo tra l'Abruzzo e il Lazio. Scendendo verso est, andando verso il centro-centro-est della regione, abbiamo i Monti Simbruini che si trovano al confine con l'Abruzzo. Qui abbiamo la frequenza di piogge nella zona molto elevata. Andiamo dunque a vedere i fiumi e i laghi presenti nella regione. Come potete vedere nella cartina abbiamo numerose presenze di laghi in questa regione e anche qualche fiume importante. Abbiamo il lago di Bolsena, il lago di Vico, il lago di Bracciano, Aniene, il Garigliano, un fiume e il Tevere. Il Tevere, il fiume più lungo, e scorre per 200 km nel territorio laziale, attraversa la città di Roma e sfocia nel Mar Tirreno. Vediamo
velocemente le coste. Abbiamo naturalmente un territorio molto pieno di coste, con, vedete, alcune isole, le isole di Ponza, chiamate appunto Ponziane. Poi abbiamo un golfo importante, quello di Gaeta, che si trova diviso con la Campania in basso, vedete a sud. Abbiamo la zona del Monte Circeo, molto importante e famosa. E vedete, abbiamo una costa lunga circa 280 km, bassa prevalentemente, sabbiosa e uniforme. Come dicevo prima, abbiamo due promontori rocciosi, uno del Circeo e uno di Gaeta, e a largo troviamo le isole Ponziane oppure Pontine, formato da alcune isole maggiori come per esempio l'isola di Ponza. Famosi e importanti sono i suoi flussi turistici. Il clima della regione è diverso, per la sua conformazione dipende dalle zone. Lungo le coste di tipo mediterraneo abbiamo estati calde e inverni miti, man mano che si sale abbiamo le montagne con temperature che diventano più rigide e precipitazioni più frequenti. Passiamo ad analizzare la popolazione del Lazio. Analizziamo la densità di popolazione. Clicchiamo sulla carta e vediamo i dati. Innanzitutto ricordiamo quali sono le province e le città più importanti della regione. Abbiamo Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina e il capoluogo che è Roma. Naturalmente vedete il capoluogo Roma è quello, guardate l'istogramma, il grafico, che ha la densità di popolazione più alta, 779 abitanti per chilometro quadrato. Una buona densità di popolazione è presente anche a Latina, vedete, con 247 abitanti. Il Lazio, ricordiamolo, ospita quasi 6 milioni di abitanti ed è una delle regioni più densamente popolate d'Italia. Come avete visto, la distribuzione della popolazione è molto disomogenea. Si può affermare che quasi tre quarti della popolazione abita intorno all'area metropolitana di Roma. Qui abbiamo anche molti residenti di origine e di provenienza straniera. Le città, come dicevamo prima, abbiamo soprattutto da ricordare la città di Roma, abbiamo però anche altre città bellissime come Viterbo, famosa come città dei papi, Rieti, che sorge su una pianura molto regna, molto fertile, molto ricca, ai piedi del Monte Terminillo, Frosinone, che si trova nel Lazio meridionale, Latina, città, una delle più giovani d'Italia, fondata da Mussolini nel 1932 con il nome di Littoria. Lazio è una regione che ha un grande patrimonio storico, infatti vedete anche qui naturalmente ricorderemo come questo è stato un territorio popolato sin dall'antichità. La regione è stata abitata da popoli italici come per esempio poi anche dagli Etruschi e abbiamo naturalmente tre importanti eventi legati alla storia del Lazio: il dominio dell'impero romano, la costituzione dello Stato Pontificio e la costituzione del Regno d'Italia.
In questa regione abbiamo un grande patrimonio artistico e culturale. Abbiamo luoghi meravigliosi come Veio, Tarquinia, Cerveteri. Roma, lo ricorderemo, ha avuto un grande sviluppo. I suoi monumenti sono di origine naturalmente soprattutto imperiale, ma abbiamo anche una Roma medievale, famosa e importante, come anche una Roma rinascimentale e barocca. Sono numerosi i monumenti che possono essere visitati nella città di Roma. Per quanto riguarda le attività economiche, cominciamo dall'agricoltura. L'agricoltura del Lazio è piuttosto produttiva. Tra le principali colture abbiamo l'olivo, la vite e il nocciolo. Ma non abbiamo anche da disdegnare, per esempio, la presenza di cereali, frutta e ortaggi. Potete osservare, insomma, tutto sulla carta, vedete? Abbiamo soprattutto vite, noccioli, ripeto, ovini, cereali, produzione di bufale, vedete. Naturalmente, tutto questo è aiutato anche dal fatto che abbiamo una conformazione del territorio per una larga parte pianeggiante. Come dicevo prima, nella regione è importante l'allevamento degli ovini, che si concentra soprattutto nelle zone collinari, intorno alle città di Viterbo e di Rieti. A sud abbiamo allevamenti di suini e bovini, in particolare di bufale, nell'area intorno a Latina. L'industria ha una percentuale di lavoratori occupati minore rispetto alla media italiana. Soprattutto sono presenti in vari campi, nel campo energetico, petrolifero, chimico e farmaceutico. Nella zona di Roma ci sono aziende di elettrotecnica, di elettronica, meccanica, aeronautica ed è importante il ruolo dell'industria editoriale, televisiva e cinematografica. Nei secoli passati l'oreficeria è stata molto ricca, florida a Roma, soprattutto per la presenza della corte del Papa e di numerose chiese. Ancora oggi abbiamo laboratori storici che hanno una tradizione ultracentenaria. Il Lazio ha il più alto tasso di occupati nel settore terziario in Italia. Quasi l'80% della popolazione è occupata nei servizi. Per